Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, lo avete già letto dal titolo, vi porto qualcosa a cui proprio non siete abituati. E parlerò di Pokémon, sì, ma in senso lato. E infatti, qualche settimana fa avevo fatto un sondaggio su YouTube chiedendovi appunto se sareste stati disposti a vedere qualche altro contenuto su qualche altro gioco di carte che non fosse appunto Pokémon. Ci sono state abbastanza risposte positive. E quindi, per questa occasione, oggi vi parlerò di MetaZoo, o MetaZoo in inglese, un gioco di carte che non ha neanche un anno, molto ispirato a Pokémon, che sta facendo impazzire, davvero impazzire, il mercato quantomeno statunitense. Stiamo parlando di carte che vendono già ben oltre $100, box prima edizione che vendono oltre i 1000, 2000, 3000 dollari e quindi oggi voglio proprio raccontarvi un po' la storia di MetaZoo, che sta davvero cavalcando alla grande questa onda di interesse generata appunto dal collezionismo di carte Pokémon. Ma adesso parliamo un secondo di come nasce appunto MetaZoo. Allora, MetaZoo viene pubblicato su Kickstarter come campagna fondi da Michael Waddell circa a metà del 2020, dove appunto veniva presentato questo concept di gioco, di nuovo gioco di carte completamente incentrato sui cryptid. E cosa sono questi cryptid? Io non lo sapevo, sono praticamente i mostri ispirati alle leggende urbane, leggende metropolitane, come per esempio possono essere il mostro di Loch Ness, Bigfoot, appunto sì, l'abominevole uomo delle nevi e quant'altro. Quindi questi sono, diciamo, i mostri con cui si combatte all'interno di questo gioco. E il layout della carta con gli HP in alto a destra, l'artwork riquadrettata, gli attacchi subito sotto richiamano molto il layout delle primissime carte Pokémon. Anche gli artwork molto acquerellati sembrano proprio appunto qualcosa che avrebbe potuto disegnare Sugimori all'inizio dei primi set di carte Pokémon, infatti. E invece dalle meccaniche di gioco invece ci sono molte somiglianze con Magic, alcune somiglianze con Yu-Gi-Oh!, insomma, MetaZoo ovviamente si è ispirato a tanti giochi di carte sicuramente molto molto affermati, strizzando particolarmente l'occhiolino a Pokémon, e quello è impossibile non notarlo. Ci sono invece delle meccaniche di gioco però che rendono questo gioco unico e anche alquanto bizzarro, ovvero praticamente una partita di MetaZoo può essere influenzata anche dal mondo esterno, ecco. Diciamo che, per esempio, non lo so, c'è una magia che se piove fa più danno, c'è un mostro o un beastie che può essere giocato solo se, non so, fa più caldo di 20 gradi, insomma, cose davvero così strane, e ci sono degli effetti anche molto, molto, molto più bizzarri. E però, diciamo che questa cosa molto molto strana, queste interazioni molto molto strane che tendenzialmente non potrebbero mai rendere questo gioco molto competitivo, perché ovviamente ragazzi non è che si può aspettare che nevichi fuori per crearsi un mazzo apposta per giocare quando fuori fa freddo, nonostante appunto la difficoltà di queste meccaniche, il gioco comunque spopola su Kickstarter e si raggiunge i $10,000 richiesti per mandare in produzione la prima tiratura limitata di carte e cavolo ragazzi, e quindi adesso MetaZoo è un vero e proprio gioco, esistono le carte fisiche. E adesso andiamo a vedere come si è sviluppata tutta questa storia. Dunque, come vi ho detto, box, carte, mazzi, bustine vengono prodotte
e vengono distribuite a tutti coloro che avevano sostenuto il progetto nella campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Questo prodotto inizia appunto ad apparire anche online e la gente si rende conto che sui box, sulle carte e ovunque non solo c'è la scritta, la dicitura prima edizione che piace tanto tanto ai collezionisti, ma in più c'è una cappa verde che ovviamente identifica solo la prima tiratura, la prima stampata di carte che è stata appunto generata grazie ai fondi raccolti su Kickstarter. Quindi sostanzialmente questa è una rarità all'interno della rarità, una prima edizione. E ovviamente ragazzi, nel mondo in cui viviamo, quando c'è qualcosa di così esclusivo, il mercato impazzisce completamente e niente ragazzi, adesso andiamo a vedere qualche prezzo, giusto solo per farvi capire di che numeri stiamo parlando. Davvero non c'è nulla su cui scherzare, sul serio. Allora, molto molto velocemente. Gli ultimi prezzi del booster box, quindi da 36 bustine, ormai appunto si trovano su eBay appunto internazionale, e beh, è appurato che il box vende a oltre $2,500. Ci sono anche i mazzi tematici che vendono ben oltre i $300 e anche lo spellbook, così denominato, che contiene appunto 10 bustine più vari altri gadget, quindi sostanzialmente un nostro set allenatore fuori classe di Pokémon, e beh, anche questo è un prodotto che ormai vende a tra i 900 e i $1,000. Ci sono poi delle carte promozionali sigillate che vendono a $100-$200 e c'è anche una carta olografica molto molto rara, molto immagino forte da giocare, che è così, è considerato diciamo il Charizard del gioco, che è il Mothman, ovvero l'uomo falena. L'uomo falena olografico, mi viene quasi da ridere appunto a dirlo, vende a oltre $1,000. Una carta di un gioco distribuito poche settimane fa e che è nato da meno di un anno, vende a più di $1,000. Davvero ragazzi, pensiamoci. Ma l'hype non si ferma assolutamente su questa prima tiratura limitata con la dicitura prima edizione e la cappa verde, perché anche la vera e propria prima edizione, che verrà distribuita tra giugno e luglio, è già andata completamente sold out. Completamente sold out. Hanno aperto i preordini qualche settimana fa e nel giro di una notte tutti i prodotti sono terminati. Quindi direi che se anche noi volessimo entrare nel giro di questo fantomatico gioco, è molto molto difficile. Ad oggi sembra che la cosa migliore che qualcuno possa fare è appunto attingere, è comprare dei preordini che sono già stati confermati su eBay, ovvero ci sono persone che si sono accaparrati un preordine nella notte in cui hanno fatto sold out, hanno preso un box a $90, 100 o quanto fosse insomma, e adesso li sta rivendendo a oltre $300 su eBay. E ora però veniamo al dunque. È una bolla speculativa? È pazzia? Sì, secondo me lo è assolutamente. Non ci posso credere che questo sia che questa sia un'attività di mercato mossa da un vero e proprio interesse collezionistico o comunque da giocatori. Io non metto in dubbio che MetaZoo sia un gioco molto interessante e divertente da giocare. E non metto neanche in dubbio che non sia appunto nato in un momento molto molto propizio per i giochi di carte.
Sappiamo benissimo che nel 2020, inizio 2021, Dragon Ball Super, per esempio, si è consolidato tantissimo. Il gioco di carte di Digimon è rinato anche in Occidente. C'è un gioco di carte che in Italia magari non sta andando tantissimo, ma in tante altre parti del mondo va fortissimo, che si chiama Flesh and Blood. Insomma, l'interesse per i giochi di carte è molto molto alto, ma questi prezzi di MetaZoo davvero devono per forza farvi suonare appunto un campanello d'allarme. Quindi l'unico problema appunto, per adesso fare un parallelismo con Pokémon, noi sappiamo che in Pokémon ci sono dei collezionisti e c'è del vero interesse per ottenere questi prodotti, queste carte nuove, completare il nuovo set o anche appunto acquistare le carte molto molto vecchie. Qui purtroppo sembra davvero un gioco al rialzo tra speculatori e investitori. Quindi ragazzi, sarebbe uno spazio molto interessante in cui iniziare a fare qualche acquisto e giocare. Però ragazzi, attenzione davvero, perché quando si parla di così tanti soldi si rischia davvero di rimanere bruciati. In ogni caso ragazzi, devo assolutamente dirvelo, io seguirò con molta attenzione tutta la vicenda di MetaZoo e come si svilupperà nel tempo. E magari appunto, se lo vorrete, vi darò qualche aggiornamento qui e lì. Detto questo ragazzi, io ci tengo a sapere appunto, fatemi sapere nei commenti se avevate già sentito parlare di MetaZoo e se oltretutto appunto vi possono interessare appunto anche dei video che non sono proprio completamente incentrati su Pokémon. A me in generale l'ambito collezionistico, ma specialmente di carte collezionabili, mi piace tantissimo e analizzare il mercato è proprio una mia passione incredibile. Quindi io mi diverto tantissimo a fare questi video, però dovete farmi sapere voi se è qualcosa che può interessarvi, ecco. Quindi fatemelo sapere nei commenti e se siete rimasti con me fino alla fine di questo video vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make-A-Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!